Buon inizio della saga di San Rocco, antica saga di San Rocco. Siamo qua con il sindaco, l'amministrazione comunale, l'assessore Biondi e il vice sindaco Paco Massaro. Tra poco ci raggiungerà anche l'altro assessore, Alessandra Patrian. Come sapete, tradizione, abbiamo iniziato l'anno scorso con le premiazioni di Rosolina Riconoscente. Premiamo questa sera, oltre alle persone che hanno brillato nel mondo dello sport, abbiamo inserito anche alcuni concittadini che ci hanno dato anche un aiuto a brillare nel sociale. Tra poco leggeremo anche i nominativi, verranno qui in palco una alla volta, consiglieremo questa targa a riconoscenza di ciò che fanno nel volontariato. Iniziamo subito con Silvano Baldo, che chiedo di raggiungere il palco. Da oltre 20 anni organizzatore e coordinatore dell'Università Popolare nel Comune di Rosolina, iniziativa culturale che ha sempre visto un gran numero di partecipanti, con lezioni più disparate, dalla botanica al teatro, dalla letteratura alle tradizioni popolari. Procediamo adesso con un gruppo e intendiamo premiare l'associazione WWF. Il gruppo di volontari che, grazie al loro impegno e dedizione, si occupano di tenere curato e custodire un tratto di spiaggia a Rosolina Mare e precisamente la zona di Porto Caleri. Grazie alla loro tenacia hanno fatto sì che il frattino possa edificare in tutta tranquillità. Andiamo a premiare Andrea Filippo Faccin, che chiedo di raggiungere il palco. Dei colleghi, infatti i colleghi della RSA, che è praticamente la casa di riposo che abbiamo qua a Rosolina, lo hanno selezionato come premiato. Diamo lettura delle motivazioni. È un educatore presso la RSA Rosa di Venti. Grazie al suo carattere e alla sua predisposizione artistica ha saputo coinvolgere le realtà associazionistiche rosolinesi e le scuole del territorio, coordinando le attività degli ospiti anziani, facendoli divertire e integrando le realtà esterne con i programmi della struttura. Adesso entriamo nel mondo della danza. Quindi chiedo di raggiungere il palco a Jenny Boscarato, Aurora Mosca e Giorgia Duò. Allora, sono tre allieve della scuola di ballo di Mare Demis Dance. Si sono aggiudicati il titolo tricolore di campione italiano Harry Potter, categoria Open, classe C, nella disciplina Folk Dance, al campionato italiano di categoria 2024 disputato a Rimini. Sempre nel mondo della danza, chiedo ad Alessandra Patrian di preparare la targa. È una piccola, Chiara Ruzza, eccola qua, è una medaglia d'oro alla competizione Born to Fly di Moderna nella categoria Junior Under 10 Novizi, medaglia d'oro nella competizione Aria Sports Veneto nella categoria Novizi Under 10. Allora, una cosa interessante di Chiara, che è appena iniziato praticamente il mondo della danza, è la prima gara l'ha vinta a soli dopo 5 mesi di allenamento. Vero Chiara? Quindi, mondo dello sport, Benedetta Augusti. Benedetta Augusti, neolaureata, complimenti, quindi non solo nel mondo dello sport ma anche nel mondo dello studio. E l'amministrazione comunale ha deciso di premiare Benedetta perché è stata assistente allenatrice di una giovanile della... Oggi ho fatto un post nella mia pagina di Facebook dove ho ringraziato tutte le persone che si sono messe in gioco per far bene che questa fiera venga, perché noi la chiamiamo la fiera, no? La saga di San Rocco, nel migliore dei modi. E come sapete il volontariato è una componente importantissima, perciò li abbiamo citati, le persone che sono allo stand, alla pesca di beneficenza, le persone che hanno venduto le cartelle della tombola della lotteria, la Prolocco, e poi abbiamo Rosolina Soccorso, la protezione civile, ringrazio anche la polizia locale, le forze dell'ordine, cioè ci sono tantissime persone che si mettono a disposizione anche in maniera gratuita perché le cose avvengano nel migliore dei modi.
e perciò vi chiedo un grande applauso al mondo del volontariato.